18 maggio con questa giornata, questa serata di diretta qui su Libri.tv. Oggi volevo iniziare questo spazio appunto di riflessione, la virgola, partendo spunto da un articolo che ho letto, uno dei tanti, l'ennesimo articolo sulla fase discendente del periodo bossiano, ovviamente parliamo della Lega. Ci sono discussioni, ampi approfondimenti, anche un po' morbosi sull'amarezza del leader raggiunto da comunicazioni giudiziarie, un suo stato di depressione anche per il coinvolgimento della famiglia, in questa parabola calante, fino all'ipotesi ventilata di un abbandono dell'attività politica che potrebbe far pensare alla fine di un periodo bossiano della Lega. Già contemplare l'esistenza di un periodo bossiano potrebbe essere una ipotesi audace per un partito carismatico come la Lega, incentrato sulla figura di Umberto Bossi, ma chiaramente seguiremo gli sviluppi e vedremo se e come questo partito proverà ad affrontare questa fase. Lo spunto, diciamo, l'ho preso dalle vicende della Lega, ma è soltanto uno spunto. In realtà ci sono molti partiti incentrati intorno a un leader carismatico. Sulla Lega in questo periodo c'è un'attenzione spesso anche morbosa dei media, ma in realtà in Italia ci sono vecchi e nuovi partiti carismatici, spesso incentrati appunto attorno a un leader che li ha fondati e che comunque è stato ed è il protagonista della elaborazione politica e culturale, perché la politica è cultura, anche cultura, protagonista in modo continuativo, spesso indiscusso, anche all'interno del partito stesso. E allora mi sono posto, appunto, prendendo spunto da questa vicenda della Lega, mi sono posto due domande. Come può il carisma, cosa di per sé non criticabile, perché riguarda una caratteristica dell'individuo, non tutti hanno, come può appunto il carisma del singolo caratterizzare tutto l'ambiente tanto da fargli meritare ragionevolmente l'attributo e la qualificazione di partito carismatico? E soprattutto se l'ambiente, per esempio in questo caso un partito, si definisce carismatico, questo aggettivo continua ad essere una qualificazione positiva, come nel caso appunto quando viene utilizzato per appunto definire e qualificare una persona. E quindi ho cercato di procedere secondo buon senso, perché altri strumenti non ho, e ho provato a darmi appunto una risposta a queste due domande. Io ho pensato che un partito che si incentra intorno ad una persona, ad un leader carismatico, diventa esso stesso un contenitore carismatico quando nel tempo non è consentito di fatto ad altri individui che militano in quel partito, parliamo adesso di partiti, ma può essere un qualsiasi altro contenitore, che militano appunto in questo partito, anch'essi dotati di un carisma politico personale, non gli è appunto consentito di affermarsi come meritano proporzionalmente al gradimento che ottengono da parte dei militanti, che generalmente vengono chiamati appunto la base. Che un pochino poi è l'ambiente che legittima un po' l'esistenza di un partito. Poi certo tutto deve essere valutato e valutabile in un tempo ragionevole. Un altro fatto che per esempio può essere un segnale della qualificazione, della ragionevole qualificazione di carismatico a un partito è per esempio se si verificano nel tempo abbandoni in esso da parte di militanti potenziali leader, anche se di importanza minore, però sono appunto delle persone che magari all'interno non hanno trovato lo spazio e soprattutto non trovano lo spazio che meritano in caso di dissenso con il leader carismatico. Questo potrebbe essere un discrimine per poter definire appunto un partito carismatico o meno. Quando accade questo, io penso che la caratteristica di democraticità interna nel funzionamento di un partito viene attenuata, anzi direi che viene insidiata. Alla progressione, secondo il consenso manifestato appunto dalla
dalla base, si sostituisce una progressione per volontà del leader stesso, anche nei casi di allontanamento. Può capitare, per esempio, che l'allontanamento, ove previsto da procedure interne, in realtà sia ispirato, promosso e posto in essere in realtà dalla volontà di una sola persona. E a questo punto io penso che un partito che si definisce carismatico, che viene definito carismatico, che è carismatico, non sia garanzia di ragionevole democrazia nel suo funzionamento interno. Se poi questa caratteristica si prolunga nel tempo, si mette in atto spesso un sistema che si autoalimenta. Il potere del leader indiscusso viene riconosciuto. E si innestano dei comportamenti che progrediscono man mano praticamente dall'ossequioso al servile. E questo non sono degli spettacoli, insomma, anche relativamente alla base che sono edificanti. Dal gradimento si passa addirittura all'idolatria. E questo accade spesso in quei partiti in cui poi spesso, grazie all'idolatria, le persone appunto che più si sottopongono a questo tipo di rapporto con il leader ottengono gli incarichi più importanti all'interno del partito o limitrofi al partito, incarichi di responsabilità o di rappresentatività. Alla fine, praticamente, è chiaro che capita che qualcuno poi si faccia delle riflessioni interne, soprattutto nella base, e spesso in modo critico, e chi appunto pone questi problemi venga spesso emarginato, venga messo al di fuori poi di un dibattito interno, anche di autocritica, se del caso. Insomma, il messaggio critico il partito stesso, che pure altre volte si propone come non coerenza con la sorta di messaggio che si propone questo sistema organizzativo, altre volte non è. Spesso dire questa sorta di partito carismatico, caratteristica della politica. Beh, io penso che non sia così, che sia un aspetto fideistico che arricchisce il fideismo e il fideismo è presente anche nella cultura, nella tradizione della politica. Fideismo confessionale o fideismo laico. In altri paesi, quindi non solo, ci sono delle fasi politiche. La politica di leader, poi finisce una fase che si vede in modo in certi casi, addirittura dalla scena politica, con un avvicinamento di nuovi, non solo di nuove generazioni. Ogni partito deve avere al suo interno degli anticorpi, vogliamo dire, antipartitocratizzazione, o perlomeno una forma compatibile. Che questi corpi vengono inoculati. Io ho fatto queste riflessioni anche perché penso da sempre, sono convinto che sia più importante pensare che credere. E questo è quello che io volevo oggi trasmettermi con il mio piccolo spazio di riflessione e approfondimento. Non voglio deviarvi ulteriormente, come di consueto, e quindi passerei direttamente all'illustrazione del palinsesto. Dopo la virgola del direttore, alle 21:15 avremo lo spazio certi diritti, diciamo, si tratterà questo tema, diversità e genitorialità. Intervista a Giuseppina Ladelfa, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Questo spazio, come di consueto, è a cura di Riccardo Cristiano. Il titolo sarà Un difficile percorso in una società che fatica ad aprirsi. Questo spazio si protrarrà fino alle 21:45, quando appunto tornerà lo spazio Società Libera, Crisi e Coesione Sociale,
Questo spazio, appunto, è uno spazio pure di Marco Marchese, con intervista a Vincenzo Olita, direttore appunto di Società Libera. Il difficile compito di tenere insieme capra e cavoli. Questo spazio, appunto, si protrarrà fino alle 22:15, quando inizierà una nuova trasmissione, Spazio Economia e Mercati, con un nuovo ospite, appunto, che in qualche modo avrà una sorta di presenza seriale. Open Market intitolato, e appunto questo spazio sarà curato da Alfredo Pauciulo, militante già radicale, esperto di economia, già l'abbiamo avuto il modo di incontrarlo qui su Libri TV e di conoscerlo. E ovviamente in questo spazio sarà presente anche Marco Marchese. Il titolo di questo spazio sarà Commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari, un pochino, diciamo, un resoconto della settimana finanziaria. Questo spazio si protrarrà fino alle 22:45, quando lo spazio, appunto, di consueto curato da Giancarlo Carcellari, quest'oggi si intitolerà A tavola con la musica. Ci sarà un'intervista a Claudio Ronco, appunto, intervista curata da Giancarlo Carcellari. Il problema della vita nella musica oggi. Questo spazio, appunto, che comincia alle 22:45 e terminerà alle 23:15, momento in cui, sperando senza ritardi, ci sarà la nostra consueta trasmissione di approfondimento sul tema antiproibizionista, La leggera euforia, trasmissione come sempre curata da Claudia Sterzi. Il tema di quest'oggi sarà Napoli e il proibizionismo sulle droghe. Claudia Sterzi avrà con sé, appunto, un ospite in trasmissione, che sarà Fabrizio Ferrante, giornalista e radicale libero. Questo spazio si dovrebbe, appunto, concludere a mezzanotte in punto, sperando, appunto, che non ci siano ritardi e soprattutto inconvenienti. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla diretta di Libri.tv e in particolare, appunto, allo spazio Certi Diritti curato da Riccardo Cristiano. Grazie.